eccoci qui al ciambachetta. Che c'è fra voi due? Che succede? If you weren't grilling those patties like an amateur has never cooked before, I wouldn't have to use my chum. Just follow my lead. If I was following your lead, my precious patties would taste like your disgusting chum. Ottimo, stanno cercando di collaborare senza nessun risultato. Mr. Krabs, what are you doing here? Are you working with Plankton? I had no choice. The poor citizens of Bikini Bottom were starving. I couldn't let him eat the garbage Plankton was serving. I'm right here. So we struck a deal to feed those poor, hungry mouths. Beh dai, in tempi di crisi ci sta. So long as they pay, of course. Ovviamente. Well, if you don't hurry with those patties, Krabs, nobody will be fed. Then you'll have to say goodbye to your sweet money. SpongeBob, you gotta help us. You're the only one I trust with me secret formula. Could you fix us some more Krabby Patties? Ma devo salvare la gente, Mr. Krabs. I'm on it, Mr. Krabs. Allora, che dobbiamo fare? Hungry. Need. Premi dei Krabby. And attention. Ah, è a tempo. Ok. È una cavolata. Credo che però aumenteranno piano piano. Quindi ognuno avrà sicuramente un tasto diverso. Quanto ci fai? Adesso ne arriva un altro. Beh dai, non penso sarà difficile. Penso di poter... ce la fare tranquillamente. Vai anche dall'altro. Questo va prima. Ecco qua, la cavolata, facile. Ho giocato a giochi peggiori. Questi due vanno in sincro. Molto semplice come cosa. No, ho sbagliato. Ok dai, questo è l'ultimo. Ecco fatto, signor Krab. Thanks, boyo. I know how you like playing dress up, so I've got a little reward for helping out your favorite employer. Vediamo. Ah, siamo noi. Va bene. Siamo noi lavorativi. Ma esatto, immagino che voglia qualcos'altro, vero? Boy, I know you have your hands full already, but I got a little favor to ask you. Sentiamo. Okay, Mr. Krabs, what do you need? I was wondering why my pockets felt so light, so I checked and discovered that my lucky penny collection's gone missing. Puoi trovare le mie monete, per favore? Carry your penny collection with you? Of course, lad, and they were here before we got back from this other world. SpongeBob, those pennies are worth more than your life. Please, bring them back home, boyo. Okay. Yes, sir, Mr. Krab, sir. Thank you, lad. You're the best employee a crab could wish for. Tell Squidward to take notes. Ottimo. Recupera le monete perdute. Eccoci qua. Cassandra, ciao. Dimmi pure. I couldn't help but overhear you miss your little pet snail, Walter. Esatto. Gary. Right, Gary. Gary. Well, with this cosmic costume, you should be able to enter the portal he was sucked into. But watch out, honey. That snail of yours is in big, big trouble. Addirittura. Ma... no, dai, ti prego. No. Non mi metterò questo costume, sappilo. We must be going to some gentle land of sunshine and kindness. E come arma abbiamo un girasole, ma no. Guarda, va bene tutto, ma no. Tra l'altro questo è con Gary in testa, però abbiamo qualcosa di meglio. Dai, facciamo Sponge Rambo. Si va in guerra, SpongeBob. Andiamo a salvare Gary. Don't give up, Gare Bear. I'm coming for you. Arrivo. Buona missione, soldato. Oh, rock bottom! Look at these creatures, Patrick! They're funny? No, scary! Oh, ma yeah, perché siamo dei... No, this whole place is frightening! It's cold, it's moist, and it smells like the dumpster behind the chum bucket! Well, that sure sounds a lot like this puddle of ooze you're standing in! Ew! It must be the remains of the victims of the monster that came through here! We have to hurry and find Gary! Mannaggia! Però guarda, esatto!
Questa musica così alla Nightmare Before Christmas? Di Kingdom Hearts, ovviamente. Sembra davvero la melodia che c'è in Kingdom Hearts di Nightmare Before Christmas, della città di Halloween. Allora, qui che cosa abbiamo? Un'abilità che ancora non ho? Sì, infatti. In memory of Carl, not gone, just easily forgotten. No, di nuovo la scena. Oddio. È ancora la scena dell'autobus di Rock Bottom. Allora, posso dire senza nessun tipo di cattiveria su questi giochi di SpongeBob che abbiamo fatto fino ad ora, ma il migliore per me rimane ancora quello del film. Non che quello di Battle for Bikini Bottom sia brutto, anzi, assolutamente. Questo sicuramente è quello meno bello, diciamo. Ma posso colpirlo? No. Ok, è immortale lui, d'accordo. D'accordo, nella zona di Halloween dobbiamo fare attenzione ai nemici che ci vogliono catturare. Grazie della moneta. Quanti ce ne servivano per il prossimo? 8, ok. Anche la zona di Rock Bottom però era meglio in Battle for Bikini Bottom. Certo, siamo solo all'inizio qua. Però quella almeno, diciamo, era molto simile a quella originale. Vediamo. Come schivare le gelatine spettrali. Mi devo nascondere, quindi. Ma quindi, se rimango fermo, non mi fanno nulla, giusto? Remember SpongeBob, just pretend it's scary equals funny and play hide and seek with them. Great idea, and we'll win because they're not even sinking. Eh beh, certo, se vediamo le cose in questo modo, forse tutto è meno spaventoso. C'hai ragione. I wonder if we'll spot any spots. Esatto, volevo chiedere come spaventare. Ah, devo andargli dietro e schiacciare, ok. Perfetto, va bene, cavolata allora. Più semplice di così. Certo, sarebbe più facile colpirli e basta, ma comunque. Ma mi stai dicendo che in tutta sta zona è solamente schiva i nemici e poi spaventali? Non ci sono veri combattimenti, non c'è nulla? Ma che brutto sto fiore, toglitelo. What kind of monster would abandon a candy bar like that? All alone? Half eaten? Without its wrapper? Oh, we have to find Gary before he shares that candy bar's fate. Ma dai! Shouldn't we help this candy find a warm and safe place? Too bad I left my candy bar bag in my candy bar bag carrying bag. I guess I have to put it in my mouth instead. Wait a tide. Esatto. Something about this ooze seems very calcium with a faint trace of protein and lots of È roba di Gary? That's not ooze, that's slime. Gary slime. That is a lot of slime for such a tiny snail. Esatto. He must be so scared. We gotta find him. Oppure è diventato gigante, visto quanta è grossa ogni singola traccia. All we have to do is follow the Ma è facilissimo ucciderli così, dark, questi. Scary. Molto meglio che solamente evitarli. Aspetta. D'accordo, ma non devo neanche essergli dietro perfetto, quindi hai voglia che diventa semplice così una battaglia. Comunque, dicevo, vuoi dirmi proprio che non c'è niente che dobbiamo combattere? Oh, meglio per noi, Molto più semplice. Io intanto, ovviamente, come al solito, prima di andare dovunque il gioco voglia, proseguo dove voglio io, vedo che cosa c'è in giro. Ah, ma io devo arrivare lì. È un po' confusa questa mappa, eh. Posso entrare qui? Sì, che posso entrare, ma non c'è nulla di che, peccato. Mi aspettavo la moneta. R.I.P. Johnny. Last words. Watch this. Watch this. Atto, attento. Sono troppo lontano per essere visto. Diventa tutto più semplice così. Ascensore. Ascensore. That town gives me the
creeps. I hope they give us creeps. I want mine with powdered sugar. Yeah, that awful slime left by that monster. What disgusting creature could do that? Una gigantesca, enorme, amata lumaca. Eccola lì la moneta d'oro. Dobbiamo raggiungere la cima di questa casa. Credo che il gioco voglia farmi andare di là, ma basta, in teoria, non rompere queste casse. Ecco fatto. No, Patrick, mi dispiace. Questo che cos'è? È un estintore? No, credo sia tipo una macchinetta delle bibite o del gelato. Credo che quella sia la nostra prossima destinazione. Mi sembra tipo un percorso tipo quello a cavallo. Com'è giusto che sia, io intanto, prima di proseguire, proseguo anche il mio giro per la città. Qua ovviamente siamo al contrario, noi dovremmo arrivare da quella parte, ma io qui ho appena visto un'altra monetina d'oro. Quindi prima di scendere finiamo questo pezzettino qui e due monete nella stessa zona. E là ci sono i nemici, però quelli normali, ma sono ingabbiati. Look, Patrick, that's your rock. Allora, o il bottone che dobbiamo premere adesso ci apre quella gabbia per prendere anche la casa di Patrick, oppure ci fa proseguire da questa parte, che è la cosa più probabile. Vediamo. Morti tutti. Ok, ci fa proseguire da questa parte. Ma la signora Puffo. Excuse me, have you seen? I'm afraid I have not. Ecco. I'm in the middle of crucial organizing business for the Snail Cup. If you want to enter the race, you need to pay the participation fee of 5 candy bars. Ok. 5 barrette. There's only one way to get the amount of candy we need. Rubarle ai bambini. From babies? No, ecco. We go trick or treating. Oh, that works too, I guess. La mia idea è funzionante, però. Zitta. Niente? Ok. Ehi, cosa c'è? Oh, il cane. Aspetta. Eccolo qua. Ma da qua da dove venivamo? Sì. Vabbè, bussiamo ogni porta e facciamo trick or treat. Have you seen my snail? Tiny, cute, sweet, with very expressive eyelashes. If he's really sweet, then the monster probably took him. Ottimo. He ruined everyone's Halloween by stealing our sweets. Ottimo. The last time it was seen, it crawled down the racing track. I think the track probably leads all the way to its lair. Va bene, seguiremo questa there pista. It feasts on innocent candy and pets. Poor Gary. Patrick, we need to find more candy to get on that racing track. Here, have one of my candy bars for the participation fee. Your awesome costume deserves it. Lo so, il mio costume da Rambo funziona. Piuttosto che quello da Fiore. Però non ci vorrà tanto a trovarle. No, mi sa tanto che ci vorrà tanto a trovarle. La porca. Aspetta, vuoi vedere che forse la casa di Patrizio ora è aperta? Tanto ovviamente ce la dobbiamo girare tutta la città. I can't understand your accent. Trick or treat. Oh, why didn't you say so? Here, have a candy bar. And nice costume, by the way. Grazie. Dolcetto scherzetto. I've been trying to find chocolate for 3 days. È il tizio del cioccolato. Except for, well, I could tell you, but you have to promise to split the spoils. No, guarda, preferisco andare in giro per la città. I'm all ears. Well, actually, I'm mostly cellulose, but Yeah. Look, a weird and very heavy rock crashed behind my house, right on my chocolate shed. Ah. Maybe you can move it. Here, let me open the gate for you. Grazie. Ed ecco come prendere casa di Patrizio. E andiamo a liberarci anche dei mostri. Ecco qua. Ancora uno. Ecco fatto. That should cover my buns. Beh dai, spero che ci dia un po' di cioccolato almeno. Ecco la tua riserva di cioccolato, Tom. Chocolate, finally chocolate. If it weren't for Gary, I could go home and watch Mermaid Man and Barnacle Boy reruns. Beh. You better have a good reason for being in trouble.
because we played with magic bubbles and tore into the fabric of reality, creating cosmic chaos that puts all of Bikini Bottom in danger? Sim legit. Esatto. Dai, ce ne mancano due. Maledizione. Trick or treat? Ooh, look at you! What a nice costume! How can I help you, young fellows? Quel cioccolato che c'è in mano, signora. Candy! Candy, 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 candy! Oh, of course, sweetie. Here, have a candy bar. Oddio. Wow, vintage. Thanks. Sai che per un attimo pensavo che la signora fosse quella del film di SpongeBob, quella che ci regalava il gelato col gatto. Oh, le abbiamo visitate quasi tutte ormai, eh. Oh, ma farmi seguire un percorso logico invece di farmi girare cacchio di cane, no, eh. Come ci arrivo lassù? Ok, allora, o passiamo qua sopra, e mi sa che è il metodo più veloce. No, mi sa che questa è solo una via di ritorno, vero? Ah, fuck. Devo farmi il giro lungo per davvero. Ok, dai. Eccoci. Arrivati finalmente sopra e ti prego fa che ci siano. Oh, finalmente. Sweet Neptune, are you insane running around like this? Don't you know people have phobias? Sorry, I didn't know my costume was that scary. What are you afraid of? Allora, in teoria adesso abbiamo quella forma di fiore, ma secondo me dice una roba generica. Boxes, man, boxes. You never know what'll be inside or where they'll take you. And then it's too late. And you look just like one. All square. Ah, ok, perché siamo quadrati. Sometimes boxes have good things in them, like Krabby Patties. Oh yeah, I guess you're right. Here's some candy. Facile da convincere, fra. Balloons? Don't you know people have phobias? That's all the candy we need. Now we can give it all away to Mrs. Puff. Che tra l'altro è chiamata la signora Fluff qua per qualche motivo.